Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con una nuova recensione di un calciatore su FIFA 14 Ultimate Team. Dopo la recensione di George Weah, che sono contento vi sia piaciuta, mi avete detto nei commenti basta recensire attaccanti. Avete ragione, ho recensito praticamente sempre attaccanti, quindi ho colto l'opportunità che mi è stata data sempre dal mio amico del forum di Spazio Games che ha deciso di prestarmi Gianfranco Zola. Gianfranco Zola, una delle leggende che vi ricordo sono esclusiva per quest'anno su Xbox One e Xbox 360, ho deciso di provarlo trequartista, leggenda, perché ha giocato in tante squadre: Parma, Napoli, Cagliari in Italia, ha giocato al Chelsea, dove viene considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, quindi un calciatore davvero assurdo. Non ero partito con grosse aspettative, devo dire però che mi ha veramente sorpreso. Andiamo a vedere le statistiche, cominciando come sempre la velocità. Velocità che è molto buona, ha tutto quello che gli serve per un trequartista, quindi una velocità che non deve essere così elevata rispetto magari a una punta veloce come possono essere i vari Muriel e i Barbo, ma addirittura forse è troppo veloce per il ruolo di trequartista. Davvero ha un'accelerazione bruciante, una velocità massima ottima, un'agilità fuori dal comune, perché davvero potrete passare in mezzo anche a quattro difensori con facilità disarmante con questo giocatore. L'unico difetto è la forza fisica, è veramente bassa, quindi non fate uno contro uno di fisico contro i difensori avversari perché perderete sicuramente palle. In ogni caso, la velocità è veramente buona, quindi sicuramente promosso per questo aspetto. Passando invece al tiro, non mi aspettavo di trovare un giocatore così forte, perché di solito giocatori che magari sono buoni nel dribbling, buoni in velocità, magari hanno un tiro abbastanza scarsino. Poi Zola non ha una valutazione eccessivamente alta perché ha solo 87, quindi non mi aspettavo un tiro fenomenale, ma invece mi sono dovuto ricredere anche su questo aspetto, perché Zola è uno che riesce a tirare da ogni posizione, ha una finalizzazione eccellente, questo per i trequartisti non è comune, riesce tranquillamente a segnare negli uno contro uno col portiere con estrema facilità, ha un'ottima potenza di tiro perché riesce a tirare anche da molto lontano, avete visto prima una clip in cui tiravo da 35 metri e riusciva a segnare mettendola nell'angolino. Quello che però è sorprendente è la precisione, perché? Perché i tiri di precisione con Zola sono chirurgici, andranno quasi sempre dentro, davvero tirate di precisione con Zola e al 99% riuscirete a segnare. Poi vabbè, ovviamente ogni tanto sbaglia, ma davvero poca roba, davvero un giocatore incredibile sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il dribbling è anche questo eccezionale, l'unico difetto sono le 3 stelle skill, e questo è veramente scandaloso. Io non ho mai visto Zola giocare, però ho visto qualche highlight su YouTube e le skill era in grado di farle, quindi secondo me almeno 4 stelle skill. Anche se andate su Footed, sulla pagina di Zola, vedete tutti i giocatori inglesi che si lamentano perché Electronic Arts ha deciso di dare solo 3 stelle skill a Zola. In ogni caso, il dribbling è devastante, 90 di dribbling, è un giocatore stile Messi, quindi un dribbling con un controllo di palla assurdo, l'agilità molto buona, quindi non dovete magari fare skill per forza per saltare l'avversario, perché vi basterà semplicemente spostare la levetta, cambiare di direzione e salterete con facilità tutta la difesa avversaria. Il passaggio è molto buono perché è un trequartista che riesce tranquillamente a mandare in porta i suoi compagni, fa dei lanci lunghi molto molto precisi, quindi anche sotto questo aspetto è promosso. Chiudiamo con il colpo di testa, che è ovviamente scarsino, perché? Perché Zola è molto basso, quindi non è un giocatore che deve utilizzare il colpo di testa per andare a segnare, quindi questo non è un difetto, è come per Messi se diciamo che il colpo di testa è un suo lato negativo, cosa che comunque non è vera. Chemistry Style, o quello base, perché tanto Zola è fortissimo, è il miglior trequartista del gioco, quindi non ha bisogno di potenziare nulla, o cacciatore, in questo caso andiamo ad aumentare leggermente la velocità del tiro, il tiro in particolare aumentiamo la finalizzazione, la portiamo addirittura mi pare sul 93-94, quindi valori eccellenti. Dove utilizzare Gianfranco Zola? Ovviamente se lo volete usare in questa squadra, in questo 3-5-2 di Premier League, mettetelo al primo minuto, in questo modo avrà intesa massima. Trequartista dietro a una coppia come Eto'o e Van Persie formerà un attacco micidiale, davvero Zola mettetelo in centro al campo in modo da fare da playmaker, può tirare, può passare, può creare occasioni saltando gli uomini, quindi in mezzo al gioco deve essere il fulcro del vostro gioco e davvero ne resterete piacevolmente sorpresi. Oppure, se volete utilizzarlo dal primo minuto, in questo caso 4-2-3-1 di Serie A,
Mettiamo Zola COC con Florenzi e Sharawi, che sono due esterni che corrono molto, Immobile che ha alto, basso come Walker, come punta unica, e Montolivo e De Rossi davanti alla difesa. Montolivo mi ha sorpreso, provatelo perché è un ottimo centrocampista, è sottovalutato ma è veramente, veramente molto buono. Poi ovviamente in difesa ho Bonna, Chiellini, che sono una garanzia di non subire gol. Conclusione su Zola, ottima velocità, perché per un trequartista ha un'ottima velocità. Il controllo di palla è assurdo, probabilmente il giocatore con il miglior controllo di palla che abbia mai provato. Il dribbling è fenomenale, paragonabile a quello di Messi. È il miglior COC del gioco? Sì, perché nessuno è paragonabile a lui. In più, prezzo abbastanza accessibile, perché costa meno di 500.000 crediti su Xbox 360 e Xbox One, e di contro non ha nulla, perché questo è il miglior trequartista del gioco, e quindi si prende il primo 10 che diamo quest'anno su FIFA 14 Ultimate Team. Una precisazione, questo 10 però non sarà paragonabile ad esempio a un 10 che potremmo dare a Ruud Gullit. Perché? Perché Ruud Gullit magari lo utilizziamo come attaccante, quindi un 10 dato a un attaccante è diverso da un 10 dato a un COC, che è diverso da un 10 dato a un difensore centrale. Quindi fate bene attenzione, tra i trequartisti è il migliore e quindi si va a beccare un 10. Quindi con oggi abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento che mi aiuta molto. Passate sulla pagina Facebook che trovate in descrizione per rimanere in contatto con me, e nel gruppo che trovate sempre in descrizione per parlare di Ultimate Team con tanti altri utenti. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti!